Allora, vi apprestate a lanciare Agritour, la nuova edizione. Quanto pesa l'agriturismo in Toscana rispetto poi anche alla media nazionale? L'agriturismo in Toscana a livello di numeri pesa circa il 25% dell'agriturismo nazionale, perché oltre 10 milioni di turisti soggiornano nei nostri agriturismi, ma a livello di immagine nel mondo pesa ancora di più, perché tutti i tour operator che vengono nel nostro B2B, quindi a incontrare gli agriturismi italiani, dicono che la Toscana è il principale polo di attrazione del turista straniero. Perché una fiera deve scommettere sulla fiera dell'agriturismo? Perché una fiera deve scommettere su un settore che è la vera, porta di accesso al Made in Italy, cioè qui noi vendiamo l'Italia intesa non come un prodotto, ma come la bellezza del vivere italiano. Quindi il turista che viene, quest'Italia qui, se la porta via e non la butta più via, se la porta sempre nel cuore, perché chi vive un agriturismo in Italia, in qualunque regione essa sia, se la porta dietro tutta la vita. Qualche numero di agritour in termini di presenza, in termini di offerta? Ovviamente ci sono tutte le regioni italiane e ci sono tutti gli aspetti legati alla vita dell'agriturismo che è molto più complessa. Da 3 mesi abbiamo una legge sull'agricoltura sociale, quindi l'apertura degli agriturismi a forme di welfare che verranno delocalizzate, tra virgolette, in queste località che consentiranno di avere un tipo di welfare molto più a portata o a dimensione umana. Ci saranno la presentazione delle nuove ciclabili, per esempio penso alla pista ciclabile sull'Arno, che è una grossa scommessa di Regione Toscana. Ci sarà la definizione del nuovo quadro normativo e di quello che è l'agriturismo nel futuro. Quindi ci sarà una parte tecnica molto molto ricca per chiunque voglia aprire un agriturismo o abbia un agriturismo, e accanto a quello ci sarà la presentazione di tutte le strutture ricettive, dei sapori e delle attività che le accompagnano.